Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Eccoci qua, un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento giornaliero con Farming Simulator 22. In questo momento sono in crossplay, quindi ovviamente chiunque ora potrà passare in partita. Ovviamente l'unica cosa, l'unica regola ovviamente è quella di intanto di essere dei follower del canale e poi ovviamente dovrete dirmi come vi chiamate in nick. Buongiorno Mitico Moreno, facciamo subito un bello shootoutino, un bel caffettino volo volo. Hola hola Moreno, ragazzuoli, avete già fatto carica caffeina? Willa, grande Ale, buongiorno a te carissimo, grazie per il supporto. Stavolta è stato più veloce di me, Ale. Biabolus, bulus, bonjour e benvenuto o benvenuta Hello. nella. Hello, buongiorno, applausi per tutti. Buongiorno, buongiorno. Ui, i sandalet non si sente. Cominciamo bene, cominciamo. Diciamo che è risolvibile in maniera ultra rapida. Cari ragazzuoli, allora avete fatto carica caffeina? Ah, Io sto facendo la Dora. ma tu guarda un po', te la prendi Now, con calma. now. Just now, te la prendi con calma. Allora, vediamo un attimino. Io lo sveglio alle 9:30, eh. E mo sono le 10:15. Avevo, fammi un attimino riprendere. Oh mamma mia, dalle 9:30 alle 10:15. Allora, vediamo un po' se funziona. Altrimenti. Ok. Allora, lo facciamo subito subito questo test. E allora, cari ragazzuoli, nel frattempo che noi ci prepariamo qua, ci siamo quasi. Allora, stamattina andiamo in crossplay e questa mappa qui ovviamente è dedicata prettamente ai crossplay. Waterpack. Yeah, Waterpack. Ah, già stai. Ti stai mettendo in attività, ottimo. Allora. Ah, è quella dell'acqua gratis questa. Sto Sì. qua mi sa che non ce l'avevo. No, questo Oh, sì. mi sa che l'ho preso proprio da te. Sì? Questo, se non mi sbaglio, sì. Se non ricordo male, sì, da te l'ho preso. Allora, adesso facciamo la prova e dovrebbe funzionare. Vedi perché ti dicevo che non mi ricordo neanche le mod che ho. Perfetto, è una stringa da copiare. Poi, ovviamente, tratterò un capitolo apposito per quel che riguarda
L'installazione dei sound alert, questi qui esterni, quindi non solo quelli lì contenuti in Gamecaster, ma anche questo qua. Allora, ragazzi, ci siamo quasi. Vi chiedo un altro po' di pazienza e ci siamo. Allora, eccolo qua. Perfetto. Oh, cappa. Mi sentite? Chat, buongiorno a tutti. Allora, oggi vi offro un bel caffè. Il caffè del nostro mitico sponsor. Caffè Patacca, il caffè che spacca. Esattamente, il nostro mitico caffè Patacca. Allora, ragazzuoli, oggi c'è tanto da fare qua. E quindi il nostro amico Aleasso, mi è venuto a dare una mano, una grande mano mi viene a dare. Approfitto anche per ringraziare la mamma di Aleasso perché la madre mi ha creato delle nuove icone per le sub e quindi ecco. Approfitto per ringraziarla ancora una volta per aver impiegato il proprio tempo per creare queste Grazie, meravigliose icone grazie. che ovviamente poi man mano che le sub verranno sbloccate ovviamente potrete anche vederle. Detto questo, guagnoni, vediamo un attimino quello che c'è da fare. Allora, qua l'ultima volta abbiamo raccolto ya. Siamo al mese di ottobre. Oh, eccolo qui. Esattamente. Ah, siamo su una hot banner. Hello, hello. Bonjour, bonjour, noblesse oblige. Allora, vediamo. Cipolla. Esatto. Cipolli. Che ce la fa? Allora, qua sto cercando un attimino di capire. Allora, quindi in effetti Qua c'è un qui. coltivatore, c'è un aratro in mezzo, ne approfitto per fare qualche campo. Ok, sì, vedi se eventualmente riesci a trovare qualche contratto. Perché mo ci sto entrando dopo un bel po' di tempo in questa mappa qua. Tutto aratura c'è, cioè, aratura 10.000, prendo queste qua da 10.000. Ok, grazie. Allora, oh via, mi sono sistemato anche per bene io per lei qua. Ragazzi, Ah, mi devi mettere, no, devo entrare in casa prima. E aspetta, mi sa poi che mi devi forse. mettere Giusto, commendatore. super comandatore, cavaliere eccellenza. Vincenzo, me pagami. Come diceva la famosissima battuta di Peppe Nello nel film Miseria e Nobiltà. Vincenzo, me patame. Oh, ecco qua. Ho fatto un piccolo reset stamattina. Voilà. Allora, nel dubbio, Cipolli, come dice giustamente il nostro Morino. Morino, ragazzi. Se non ci fosse, bisognerebbe Morino, inventarlo. Morino, Morino. Esatto. Stai editando, ragazzi. Allora, nel frattempo, diamo un'occhiatina qua. Tensione, tensione. Le fragoline crescono. A ste macchine qua, oh. Hai preso il miglior mezzo che si possa trovare su questa mappa qua. Sì. Voglio, quello è il più efficiente, il più potente che ho. Quello mi pare che è 230, 280 cavalli, mi ricordo, 270. Comunque è bello potentino. Allora, qua. Attrezzatura. Ok.
usata non conviene. Allora, vediamo qualche Ieri contrattino. mentre guardavo, mentre vi guardavo da zappa, ho fatto un po' di lavoretti, poi ci sono altre sorprese. Ah, infatti mi era arrivato il prima che crashasse coso qua, la chat, cioè Discord, avevo visto che stavi lì. E ha fatto un giretto nelle chat e poi Sì. puff è scomparito, tutto caos, è sparito. Allora vediamo un Ieri poco. Discord è andato out per un'oretta, eh? A voglia, ma infatti io all'inizio ho pensato, ma forse mi hanno bannato. Ho detto, ma fammi andare a vedere. La prima cosa che ho fatto ovviamente è quella di andare a verificare insomma, il server. Ho detto fammi vedere se è un problema di Sì, app. anche io pensavo che era un problema solo mio. Ho fatto l'accesso al sito e poi ho visto che neanche lì faceva partire, quindi ho detto vabbè, allora se è così. Ho detto anche Discord crasha. Aspetta un attimo che vado a fare OK. Lost. Morino, dici un po' cosa stai portando, o meglio, cosa stai editando di bello. Ah, Spotify. io non riesco a fare quel lavoro del video di Leo, non riesco a tagliarlo. Dovresti scaricare un programma di editing video, ma se No, non mi ma quello ce sbaglio. l'ho. Ah, e allora tagliare in che senso, scusa? Arrivare a 5 minuti. Devi selezionare bene i contenuti da tagliare. Pensa che una volta mi hanno affidato all'epoca nel 2006, quando c'erano le famosissime cassettine mini DV, ho editato 11 ore di video a un amico, che ovviamente era il suo viaggio di nozze, quindi mi ha affidato questo. Tipo intorno agli alert. Grazie per il ride, devo controllare un po' perché anche questo è caos. Me ne sono accorto a monitor qua. E Un viewer, chi è? chi è? Sei tu? No, se sono qua. Io sono ancora qua. Eja. E già. Eja, come dice il mitico Fernbus, che saluto ovviamente, saluto anche il mitico Moreno, che in questo momento sta editando il suo videos, che prossimamente non so a che ora lo pubblicherà, ma soprattutto andate nel canale di Moreno Aiea Aiea e Ma non andatelo a conviene andare a seguire. dormire, che sono le 15 e le 17:33? Ok, No? allora. No, Sì. dimmi Lo te, dimmi te. faccio passare il tempo veloce perché qua non ho ancora una casa. Dormi sotto i ponti? Ora faccio correre il tempo veloce, scorrere. Allora ragazzi, mi raccomando, lunedì tutti nel canale di Moreno, canale YouTubolo, andiamo a vedere i suoi nuovi contenuti. Tac. A che ora mi devo fermare? Alle 7 o alle 6? Qua è prevista Come pioggia. Com'è vuoi, come vuoi. che noi per i lavoretti che dobbiamo fare qua? Non c'è problema, il n'y a pas de problème.
Non ci ferma nessuno a noi. Oui, parce que le boulot que nous devons faire, nous pouvons le faire tranquillement, même s'il pleut. Et voilà. Ma t'hai capito quello che ho detto? No. Anzi, alla fine, anche tac, va. Ho detto che anche se piove, ne possiamo comunque fare dei lavori. Possiamo sì, continuare. La rattura possiamo farla anche se esatto. Piove. Sì. Tranne ovviamente la situation, che c'era anche una... che comunque, vabbè, non è un problema. Ecco qui. Mamma mia. Solo che io sono al 9 ma non riesco ad arare. Sì, adesso sì. Morino, guarda, io uso uso Pinnacle da un bel po' di anni e mi trovo bene. Beh, io invece uso Shotcut gratis. Ah, Shotcut. Io ne ho provati diversi di software per l'editing video, solo che diciamo per un fatto di praticità e anche di velocità nell'editare. Il tempo. Ancora? Le uova. Ah, le uova. Già sono uscite le uova, mamma mia. Comunque ce ne sono diversi di software di video editing. Diciamo che ognuno ovviamente... Shotcut. Che è quello gratuito, insomma, che ci consiglia il nostro Aleasso. Ah, yeah. Shotcut, giusto Ale? Shotcut. Comunque lo sai questo Steyr Old Style, pure un ottimo mezzo, Sì, è leggerissimo, almeno nel mio PC è leggerissimo, non so che PC ha Moreno, ma... No, dico questo qui. Ah no, io parlavo del trattore, lo Steyr. Oh, Azkakurvist. Quello è il problema di Windows, che è multitasking, quindi ti apre tutta una serie di programmi in background. Quindi andrebbe... Io lo dicevo ieri nella mia chat, con Arando, secondo me hanno fatto qualche aggiornamento perché il terreno è molto più realistico di prima. Se non è la mia impressione, ditemi voi, perché mi sembra... Ma che dall'ultimo aggiornamento a livello come dice, a livello visivo, io guarda Moreno non lo so, perché io lo uso solamente per aggiungere e togliere, cioè io aggiungo, non ho mai tagliato, non ho mai aggiunto effetti, ho solamente aggiunto l'effetto finale, quello che ti sfuma la traccia per la chiusura della traccia, esatto, uscita o entrata video. Comunque se vai su YouTube c'è un tutorial di un ragazzo molto bravo che si chiama Aleasso, per caso, che lo spiega. No, non ho fatto il tutorial di... ci manca ancora che faccio il tutorial, non capisco neanche come girarmi da solo. Vabbè, ma tutte fare esperienza, anzi, come diceva nel film di Non ci resta che piangere, bisogna provare. Se non ci provi, non sai se ci riesce. E poi chi non risica, non rosica. Siete d'accordo, chat? Che dite, vogliamo incoraggiare un poco ai Mister Aie a fare qualche taglio cucci? Carino, il... Il sole. Sì. L'ho visto adesso da te.
Infatti mo sto hai visto pensando. Che nella foto quella grande che ti avevo mandato sembrava un disegno per bambini. Io ho detto a mia madre, sì. Ma sembra una cosa per bambini. Non ti preoccupare che devo ancora aggiustarlo. No, ma infatti mi diceva. Infatti quando l'ho visto veramente mi si sono sbarrati gli occhi, perché diciamolo pure che il sole è qualcosa che è qualcosa di cui noi non possiamo fare a meno, e quindi di questi tempi, soprattutto quando il tempo proprio non è massimo, allora si cerca di portare un po' di sole ovunque. Ok Moreno, poi se riesci a capire come si taglia, me lo dici. Lui ne capirà più di me di quelle cose lì. Perché tu non ti applichi, Ale. Se tu ti applicassi, guarda, all'1% delle tue potenzialità riusciresti a ribaltare quel software sotto sopra. Anzi, daresti pure qualche consiglio agli sviluppatori per creare delle... Ma guarda, io di quelle cose là non è che me ne intendo molto. E poi, ora come ora, non avrei neanche il tempo di mettermici. In questo caso il discorso cambia. Sicuramente, oh yes, oh yes. Però poi, quando ti trovi, per cause di forza maggiore, a dover... imparare ad utilizzare qualcosa, là diciamo che io l'ho imparato ad utilizzare, beh, a parte per questioni diciamo di passione, e poi perché quando ti trovi a dover fare determinate lavori, ma anche per hobby, insomma ti torna utile riuscire a saper utilizzare anche un software banale di video editing. Pensa che una volta c'era quello di Windows, mi pare che si chiamasse Windows Movie Maker, era gratuito. C'è ancora, dovrebbe esserci ancora quello lì, però è diverso quello là di prima. Adesso l'hanno reso molto più accattivante graficamente. Prima era un po' in stile Windows XP, invece adesso hanno portato tutta una serie di modifiche e abbellimenti grafici che lo hanno reso diverso. Infatti quando l'ho rivisto ho detto, ma questo è Windows Movie Maker, non sembra proprio. Si dice ancora, non fa un granché. Da Vinci, ma è tutto in inglese. Infatti non ci metterebbero molto a mettere qualche traduzione ogni tanto, ma non solamente nei siti di editing, anche in qualche gioco. Io per esempio sarebbe bene. Stamattina ho scritto nel server di Gamecaster e ho proposto agli sviluppatori di creare la traduzione in lingua italiana, perché siccome ho notato che le visual dei video tutorial su Gamecaster stanno aumentando, i video tutorial che sto facendo in lingua italiana, quindi molto probabilmente ci sono tante persone che comunque vorrebbero imparare ad utilizzarlo. E ovviamente hai pubblicato i tuoi video sopra il canale Discord loro? No, è perché non posso pubblicarlo, però gli ho detto che sto facendo tutta una serie di video tutorial su come utilizzare Gamecaster. Dovresti mandarlo a qualche sviluppatore. Non posso. In privato. Per il momento non posso, devono essere loro a chiederlo. Ah. Perché altrimenti è spam, cose. Mentre invece così, almeno chi vuole, trova facilmente. O mi contatti in privato, oppure scrive come posso fare per vederlo. Allora io gli do tutti i link, però non essendo casa mia non posso trasgredire le regole del canale.
altrimenti tutto quello che ho detto precedentemente sul fatto di rispettare le regole dei canali e cosa dovrebbe accadere, sarebbe una mancanza di questo carenza. Trattorino qua c'ha 19 marce. Ah, e tu lo stai utilizzando con le marce manuali, o sbaglio? Sì. Ah, quella c'ha le ridotte, mi pare. Sì, esatto. C'ha il primino per la marcia. 19 marce. Mi pare che sono le marce per il lavoro e poi le marce di marcia. Infatti l'ho messo di default, perché è un bordello, altrimenti. Sì, effettivamente. E tu con l'altra farm tua a che punto sei? Perché siccome ieri sera, così con la coda dell'occhio, ho visto che eri su farming, però diciamo. Allora, nell'altra farm io praticamente ho creato la stradina con un altro cancello per andare dallo shop, ma messa bene con le siepi, con tutto, perché prima era... perché mi sono scaricato con la mod che si può Paint Terrain, queste cose qua. Esatto. Sì, quella che c'avevo pure io. Poi mi sono fatto la stradina per andare a prendere l'acqua al fiume. Ah. Hai visto com'è comoda quella mod? Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Willa, commendatore. Ragazzi, alziamoci in piedi e adesso suoniamo l'inno della Zappa Storia. Tutti in piedi per Zappa. La Zappa Storia porta la Zappa Storia. La zappa storta, Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes. Sono partiti gli applausi, ovviamente non si sono sentiti, ma non vi preoccupate perché ci pensa Zio Tab off camera, risolve tutti i problemi qua, così poi vi potete anche divertire. Super presidentissimo, buongiorno. Ho fatto anche Moreno, Lisa. Ah, grazie, grande Morino. Mi precedete sempre, basta, io da ora sto fermo io. Oh ragazzi, occhio che è arrivato Maurizio, manca se non vado ad arrabbiare, altrimenti. Ciao Marui! Sono dolori. Hai preso il taccuino? Ho preso il tacchino. Il tacchino per Covid. Hai notato o no quella storia del terreno? No, non ho ragione o... Ma sai che forse hai ragione, perché sto notando che il mezzo cammina a fatica, eppure il rimorchio è vuoto, quindi poi devo testare... Tu lo stai... Secondo me se si usa l'altro aratro, quello serio, quello diciamo... Quello stretto? Che va giù. Mi sa che è molto più realistico, perché il terreno va in ribasso. Però sto notando anche che adesso camminando sul terreno ho notato che il trattore fatica, ecco, sono sullo sterrato e da una velocità. Se vado sul terreno arato, vabbè, adesso sono lanciato in velocità. Però se parto... Bisognerebbe dirlo a Zappa, che Zappa è molto più... vede tutto. Ma io qua c'ho il frumento, caspiterina, caspito. Anzi, stavo portando... Ale, capito che stavo facendo? Stavo portando il carrellone, lo stavo mettendo a posto, però switchando la schermata
ho notato che c'era del frumento all'interno. Ho detto, cioè, me l'avrei lasciato là e magari se avessi dovuto fare qualche missione urgente non ci sarei riuscito a farlo. Quella Michele. Poi io qua devo sbloccare, qualcosa, c'ho 12.000 punti nel tuo canale, oh. Fammi sbloccare qualcosa. Elmere, buongiorno a te carissimo. Ciao Michele. Ben ritornato in Lives, come stai Michele? Andate. Parlo in napoletano, tiè. Oh. Scusate, voglio mi un attimo un asa. Eh no, io avevo detto una cosa ad Ab, che mi sono accorto arando che adesso purtroppo non puoi vedere dove sono io, magari se viene Dab qua arrivo lo... capo, arrivo subito. Aspetta che smonto dal trattore così switch. Amico, mi sono accorto che dall'ultimo aggiornamento, cioè sia mentre Ari, io vedo sia il terreno bagnato e sia una qualità superiore a prima a livello di terreno dinamico. Si vede che dopo l'ultimo aggiornamento, secondo me, hanno fatto qualche... Fai lo switch un attimo, Dab. Ok. Eccolo qua. Vedi? Guarda un attimo per terra, vedi? Secondo me hanno fatto qualche aggiornamento. Anche... O è sempre stato così? Forse si nota la trama dell'aratura, che forse l'avranno migliorata. Che sembra proprio di vedere... C'è anche da dire che io sto giocando in 4K e magari quello mi... Io sto in 2K, effettivamente sembra proprio il terreno quando viene... La zolletta viene tagliata. Da proprio questa impressione, così vista da vicino. In prospettiva. Stai notando Zappa. Cioè, io lo vedo come lo vedo da me, da te, da ridi. Dice dipende dalle mappe. Comunque alcune lo fanno, alcune no. Vediamo le pietre. Che mi ha fatto notare alcuni dettagli. Sì, le pietre mi piacciono perché sono una piccola, una grande. Sì. Sporche diverse. Sì, sì, cioè, noto. Secondo me hanno fatto lo sporco anche nelle... Hanno fatto un bel lavoro. Sì. Quest'anno. Tra l'altro si nota anche come nelle parti rientranti della pietra si sia accumulato il terreno. Effettivamente, sì. Sì, effettivamente la texture... Cioè, guarda anche il movimento dell'aratro. Sì, effettivamente l'ho guarda notato. Guarda anche il terreno io. Mentre aro. Vedi? Sì, fa lo sbuffo come se fosse proprio tenere. Effettivamente, Adam è realistico. È una super figata, La physics, mi sa che la fisica l'hanno proprio. Io penso che se usiamo l'altro aratro, quello tra virgolette serio, quello che usano tutti, diciamo, nella realtà, questo qua lo usiamo per far presto, ma se usiamo quegli altri, secondo me, è ancora più realistico. Sì, è sicuramente da provare. Chat, voi che dite? È reale? È realistico? Io mi sono accorto di questa cosa qua. Però effettivamente... Dall'ultimo aggiornamento. Anche lo sbuffo che crea quando raccogli l'erba o il fieno con il caricatore. E poi c'è anche quel senso di bagnato, vedi? Sì. Ti dà anche quel senso di bagnato. Lo faccio, faccio scorrere un po' più velocemente il tempo, così con la luce si riesce a vedere meglio. Ecco qua. Eh sì, è quello che dicevo io, Mauri. Dopo l'ultimo aggiornamento di sicuro, secondo me. Sì, effettivamente sembra proprio tagliato il terreno. Andiamo a lavorare. Allora, questo lo sposto.
Michele, vuoi venire a giocare? Michele, se vuoi vieni, Ragazzi, ovviamente chi è in chat e follower del canale può entrare tranquillamente in partita. Siete i benvenuti, ovviamente. Addirittura. Bit Bobs. Bit Bubble Uban. Ok, ragazzi, ovviamente Marino, pure su, se vuoi zappa cosa, non siate timidi, potete entrare in live in ogni video, ormai c'è davvi diciamo che sono diventato il capoclasse. Blurp. Capoclasse dub è sempre in alto, io mi pensa che è diventato così realistico che a me ogni volta che uso l'aratro la terra mi esce sotto il modo. Effettivamente. Prima o poi i cinesi lo inventano una cosa così. Stanno inventando che si possono sentire gli odori dal telefono. L'8D, 9D qua. Pensa se uno mette vuole mettere il profumo 8D di ascella pezzata, no? Mamma mia. No, ma sul serio, stanno inventando questa cosa qua. Ehi, 8D, comunque è da capire pure come funzionano queste cose. Dice Moreno, ok, di Moreno riposa la voce, giustamente, e c'ha ragione, che poi nella live di Moreno ci sono quegli utenti un pochettino bricconcelli che un po' ogni tanto lo fanno un pochettino lo fanno parlare un po' troppo. Oh no, Morino, che ti fanno dire quasi sempre le stesse cose. Tipo, ragazzi, non scrivete in maiuscolo, ragazzi, non si fanno i nomi degli altri streamer, giusto Moreno? Il mitico Moreno, ragazzi. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. È sempre incazzoso nella live, Moreno. No, ma allora Moreno, io adesso non lo conosco di persona, però giustamente sì, no, fa un po' di retorica, ma lui come noi cerca di fare le cose anche in maniera fatte per bene, poi ovviamente al suo stile. Sì, esatto. E quindi se qualcuno comunque non si comporta bene o ha un atteggiamento, lo caccia subito, sì. Non è che aspetta come noi, lui sì. Lo caccia io pure lo faccio, però ovviamente diciamo che lo faccio in maniera un po' più diplomatica, mentre invece Moreno è un po' più diretto, è più secco. Sì. Secco e diretto. Io le prime due volte faccio il giro di parole, poi la terza volta ti guardo, però tu sei scostumato, come è capitato in qualche altra occasione, che poi dopo quella cosa lì, poi comunque chi è stato rimproverato ha capito, infatti si è... Oh Mauri, tu con la tua figliola siete già ufficiali, caporali ufficiali da me. Ho avuto il consenso ieri da Eliza. Quindi mettetevi sugli attenti quando entrate nella live del mitico. Caporali ufficiali. Sì, ma poi fra i due chi è il caporale e chi è l'ufficiale? Quindi ma il tenente. Senza obbligo, non c'è, voglio dire. Ora con questa cosa qui mi sono un po' trovato caghetta. Ale, guardi, io ti consiglio di mettere come super generale la Eliza, perché non passa. Già fatto, anche Mauri.
Ma generale, invece il caporale puoi mettere anche il caporale Maurizio Maccas, che poi lui è ministro della Zappaland, quindi gli cambia poco. Anche perché se non dovessi esserci tu, io non so come fare. Perché eri l'unico moderatore, capito? Sono abbastanza silente io. Come sai, vorrei della gente fidata, che senza sempre l'obbligo di esserci sempre, ma proprio dovesse succedere qualcosa, almeno c'è non un devo cambio. All'istante mettere moderatore qualcuno, capito? Cioè, che poi in realtà sono super tranquillo come mo. Sì, Moreno, ma è normale perché ovviamente la pazienza ha sempre un limite. Solo che a volte, come ho sempre detto, chi sta dall'altra parte del monitor crede sia un gioco per noi, quando per noi magari, non voglio dire che è una promozione, ma c'è una professione. Grande, magari. Grande Michele, uè, siamo nato al canale. Grazie. Oh, ecco, è partita la GIF animata. Grande Michele. Grazie Michele. Benvenuto nel club, grazie per il sostegno. Bravo, Michele già ha capito come funziona Allora, vediamo un po'. Coltivazione, mietitura. Allora, quasi mi vado a fare questa mietitura. Orzo, ok, l'orzo se mi avanza lo vado a portare nel gallinaio. Ma le alert non ti funzionano? Devo resettare tutto perché ho fatto fare un reset da un operatore di Gamecaster. Ah. Ho fatto resettare tutti i parametri e quindi devo andare a ricontrollation. Devo fare solo di OBS. Scusate. Amore, in realtà OBS pure me la cavicchio. Diciamo che non l'ho utilizzato per questioni di mixer audio, però come software è fantastico. L'unica pecca, un po' troppo macchinoso. Anzi, troppo macchinoso per l'audio. Allora, campo 27. Porca vacca, ma si sei abbonato anche nel mio canale. Grazie. Oh, grande Mike, grande. Grande Michele. Mi è arrivata la notifica, ho detto, ma che cavolo sta facendo Michele? È impazzito. Super Michele. Grande Miche, grande, grazie. Grazie anche da parte mia. Ora scatta la come si dice, bisogna andare da lui a farci la farm, vabbè. Per forza. Mandatemi il file di salvataggio, poi vi metto io tutti i piani al livello. Moreno, a te non ci vuole il GG, ci vuole la yeah, che è il non ce l'ho lo stream deck io, che è il super GG. E Ale lo sa che stiamo a breve, poi uscirà anche questo che sarà il super GG, quindi il super GG. Tormentone, deve essere un super tormentone, che il GG in se effetti... non sei sicuro del tormentone non mandare niente. Vabbè, ma la quello è sound alert, diciamo, per ufficiale, esatto, quello per sostituire GG. E poi ci sarà quello là del canale di che non vi posso spoilerare nulla, calla. Altrimenti non ci sfizio.
trattorino. Allora, però in tutto questo mi sono scordato dove che devo andare. Io qua sono al 67%. Ah, ho fatto un giro enorme, dovevo andare a campo alle spalle del formaggiaio. Ok, Miche. Ti offriamo noi un bel caffè del nostro sponsor. E noi ti aspettiamo. Caffè Patacca, il caffè che spacca. Esattamente. Allora facciamo un bel caffè di quelli lì. Caffè robusto, caffè Patacca robusto. Gusto forte. Pop pop caffè Patacca. Ya. Ispettore Gadget, te lo ricordi? Pop, mamma mia, se pop, lo ricordo. Pop. Non so se tu ricordi di un programma televisivo della prima metà degli anni 90. Sicuro. Viccia Maria, come si dice a Napoli. Ovvero qualcosa di molto vecchio. C'era un programma televisivo che per un periodo era andato in Rai, che si chiamava Che fine ha fatto Carmen Sandiego? No. Ah. Ma quanto è durato? 2 mesi? No. Non me lo ricordo proprio. Era una serie di appuntamenti della domenica mattina, se non ricordo male. E stamattina... Non me lo ricordo proprio. Io mi ricordo tutti i programmi, tutti i cartoni animati che facevano la mattina prima di andare a scuola. Hello Spank. Ah, vabbè. Belle Sebastien. E comunque ho rivisto un gioco retro game da una streamer che io seguo e portava proprio il titolo in inglese, era Carmen Sandiego. Che fine ha fatto Carmen Sandiego? Ragazzi, io quando ho visto quel titolo ho detto mamma mia, mi son vecio, come dice il mitico Moreno. Si dice così, Moreno in Veneto, mi son vecio ostrega. Ma intanto guarda che qua gli unici vecchi siamo noi due. Ieri parlavamo di Cin Cin, le conoscevamo solo noi. Effettivamente. Ah, da Zappo, Moreno ha dato. Ha detto che. Non erano ancora nati loro. Sì, loro no. Mannaggia. Moreno forse è nato nell'ultima edizione. Sì, Moreno è nato quando proprio è partito il programma. Sì. No, Moreno è del 91 se la data quella lì, quindi diciamo che verso la fine del programma. Esatto, Zappa, esatto. Che sbucavano, non so se anche da voi c'erano le TV pirata che dall'una in poi trasmettevano, ops, mi sono incastrato, trasmettevano dei film particolari, diciamo così. Che allora adesso vi dico un nome, perché se vi dico il programma qua forse è censurato. Corrado Fumagalli. Zappa ha già capito sicuro. E andava in onda dopo mezzanotte e mezza. All'epoca, diciamo così, c'era un'ipocrisia minore rispetto ad oggi, che diciamo così c'è tanta parvenza oggi, ma c'è poca sostanza, diciamo così. La bionda su colpo grosso è un uomo, in realtà, era un uomo. Non stai parlando della Paradiso? Maurizio Paradiso era un uomo una volta, no? Credo di sì. Zappa, se vuoi puoi entrare anche... Delle frutte. Frutte, mannaggia. Che ricordi, ragazzuoli. Voglio... Che ve lo dico a fare, ragazzi. Che ve lo diciamo a fare. Che poi all'epoca era tutto un po' più... riservato. Invece oggi...
ti basta digitare una parola per trovare il tutto per tutto a qualsiasi ora, mentre invece prima forse c'era anche un po' più di pudore, a differenza di oggi che c'è un finto pudore, quando in realtà la depravazione forse c'è più oggi che all'epoca. Ma colpo grosso era una cosa abbastanza, diciamo, più riservata a livello, non so, lì si spogliavano, era più una cosa da scambio di coppia, non so come spiegare. Era un po' più scenico, diciamo così. Sì. Cioè, spogliate non, diciamo, c'era più... Non integrale. Esatto. Se non ricordo male. Solamente in topless restavano. E poi erano tutte amatoriali le tipe, no? Le sceglievano nel pubblico. Siete super informati, ragazzi. Si vede che secondo me avete guardato tutte le puntate. Io ieri l'ho scritto che facevo finta di essere indietro coi compiti per accendere la televisione. Ah, furbacchione. Oh, avevo 13 anni, eh. Ragazzi, e quanti di voi guardavano il programma di Renzo Arbo, anzi Renzo Arbo è indietro tutta, ragazzi. No, stavo rispondendo a Max. Li porto solo per vedere da vicino. Sul mio, Zappa, ma ti mando l'invito. Sono prespite di... però un grado solo, cioè per adesso. Ti mando l'invito alla stanza, così... Su quello di Dab. Ora ti mando l'invito, così... Dovrebbe avercelo già, no? No, lo mando specificamente a lui. Allora... Sì, Max. Allora... Ci manca. Sono tutt'altro. Allora, un attimo solo, Ale, che Taliban, scusami, ti mando il... Vuoi che te lo mando io? No, sto generando io un link che scade fra poco, per evitare che possa essere utilizzato da altri. Sì, siamo sul disco di Dab, Miche. Allora... Come si fa a mandare il messaggio privato? Allora. Perché giustamente... Sì. Vabbè, intanto mo ti metto nella sala qua. Eccolo qua. Buongiorno. Buongiorno, ti mando il link in un messaggio privato su Twitch. Tra pia il mio nome trascinano sulla stanza. No, però per farti entrare. Benvenuto Reggaeton Carmin. Io dopo non lo vedo più, eh. Per farti entrare automaticamente. Reggaeton Carmin. Ciao Zappa. Ecco qua, vedi che ti ho mandato un messaggio privato su Twitch. Clicchi là sopra così hai l'ingresso libero direttamente senza filtri. Wow, senza filtri, ragazzi. Oh, Reggaeton. Devi spostare, vai a spostare Michele. Ok. Si è messo in salottino. Lo sposto io? Non posso spostarlo io. Aspetta, arrivo subito. Michele, ora mando anche a te il messaggio tramite Discord, così. Eccolo qua, Michele. Bella, buongiorno. Buongiorno a te. Ora l'ho visto, Max, no? Ok, ho capito. Vabbè. Adesso. Ciao, Miche. Grazie ancora per l'abbonamento. Grazie, voglio... Molto gentile. Allora, vediamo se lo vedo in chat. Ma sei uscito dalla chat, Michel? No.
No, la chat dalla Lives. No, ci sono. Non riesco a mandarti il messaggio privato. Se mi scrivi un attimo e mandi un messaggio privato, così io ti giro anche il link dell'invito e così quando devi entrare non c'è bisogno che ti devo mettere. Eccolo qua, perfetto. Ciao Juan. Esatto, allora chat in privato. Ok, adesso clicca su quel link che fra poco scade, così entri automaticamente nel canale ogni volta che siamo in lives. Link su Mobot. No, 90%. nella chat privata di Discord. Ma su Discord, aspetta. Eh no, Arrivo subito Discord, io, un scusami, secondo, su Twitch qua ti ho mandato il messaggio privato. aspetta. Messaggi privati, eccolo qua. Ok, rieccomi, scusate. Non ti preoccupare. E ora dicevo, a parte che quella che dice quella bionda che dicevi te, quella era presentatrice, era Maurizia Paradiso, ma era quando ormai comunque Umberto Smail era lasciato e Colpo Grosso era in decadenza. Quella che dicevo io era una delle tante, come si dice, fruttini, uno dei tanti frutti che c'era su Colpo Grosso, che era Monique Sluiter, cosa del genere. E praticamente, se tu vai a cercarla ancora sulle foto di adesso, che penso c'è una cinquantina d'anni buoni, anche qualcosa di più, è ancora una bella donna. Eccomi qua. Dicevo, comunque, quell'altro nome che hai detto, sì, ma è meglio non dirlo, perché poi mi sembra che sia stato arrestato, no? Non ricordo. Secondo me? Tornato Fumagalli, Ah, prostituzione minorile, qualcosa del genere, mi sembra. sì, ma era tutta una cazzata. E okay, come quell'altro, Merola lì con le vallette. Tanto però, ragappi. Non lo so, non te lo so dire. Cioè, diciamo che ho un amico che lo conosce personalmente e ha detto che sono tutte dicerie. Poi No, io non lo conosco di persona lui, quindi. ma nessuno, cioè chi lo conosce meglio lo saprà, dice che il problema è quello. Ah, di sicuro. No, io Caricando le mi foto. riferivo alla trasmissione che faceva, Sì, non a televisivo. lui personalmente. Vabbè, ma ne ha fatte tante, ne ha fatte pure lui su quello sfondo comunque. Ah, sì. Assolutamente, no, te lo dico perché certe le conosco quasi tutte perché facevo il catering al Bergamo io. E lui lavorava. Lavoravo proprio al Bergamo Sex. E lui faceva tutto da lì. Quindi io praticamente le conosco quasi tutte le sue ospiti. Molte di queste mod le ho disinstallate prima. Perché ce li avevo nella mappa hold che la stavo mettendo multi e non volevo sentirla con però perché avevo scaricato mod Ma questa che della mappa è? partita multiplayer. Grazie Morino, a più tardi, ci Aspetta che vediamo. devo. Grazie ancora Ciao per essere Moreno, passato in ciao. Devo Lives. alzarvi un attimo di voce perché non. Questa è la francese. No, ma tanto guarda, vi ringrazio, Tommo Musicio. Passo a salutare e poi dopo sto lavorando sulla mia de mappa. Ah, So. e vieni a darci una mano qua, non ti preoccupare, ti diamo 100 lire, lavatura, imbiancatura Un e fiorino. stiratura, eh? Un fiorino qua. Devo riparare tutti i campi per la semina, sennò sabato se poi mi arriva Macio e trovo che non può fare niente, se no te me ne dice. Alla fine ieri te lo sei andato a vedere il parco che abbiamo fatto. Ti sei No, scordato? no, non è che mi sono scordato, sono stato fino alle 2:30 su Icarus. Ah, mannaggia. Devo riuscire a livellare Icarus per arrivare a scoprire il fucile e cercare di capire come si produce la polvere da La sparo. polvere da sparo, ma guarda, io
ci ho giocato un mese, poi ho lasciato perché non riuscivo con i tempi. È un casino. Ciao Luciano, buongiorno. Eccoci. Io riproverei tutti i giochi. Purtroppo dovrebbero inventare i giorni da 48 ore. Ciao Luciano. Mitico Lucianone. Luciano sta a lavorare con me, cioè sta a lavorare, lui sta a lavorare, io sto a chiacchierare con voi, veramente. E lui è giusto così. È il grande custode della mappa. No, come posso essere utile? Vedi, Michele, guarda, se puoi, puoi continuare. Mi sembravi la tipa della Vodafone. Puoi continuare a trebbiare qua, Michele. Io nel frattempo mi cerco qualche altro contrattino da fare. Buongiorno, come posso essere utile? E ritorno su da Luciano, che sennò prima lo lasciavo solo. Buona... Va bene, ciao, ciao Zappa. Buona Rives, pomeriggio ci sei te, Ale Asso. È pronto a fare concorrenza forse oggi, invece, vedi? Vabbè, intanto non è che voglio dire... Tanto tu porti Farming, io porto un altro gioco, moglie e marito che si stanno a lasciare, perciò... Sì, ma diciamo, anche se portassimo Farming tutti e due, mi batti a subitissimo, quindi non ho problemi. Ero entrato perché questo. Il discorso sul terreno, allora, se lo vuoi fare veritiero, quello che tu usi rosso è il RIP. E praticamente viene usato per scassare terreni nuovi, cioè per creare terreni nuovi, viene fatto per lo scasso e viene usato di solito con il bulldozer con un dente solo, no, con 151 denti praticamente, e praticamente serve per creare terreni nuovi da posti impossibili, insomma viene fatto lo scasso e di solito si va sotto di un metro e mezzo, dipende il terreno che è fatto. Sì. L'aratura è quella che viene fatta vera e viene fatta praticamente tutte, non tutte le volte che, cioè viene fatta tutte le volte che si finisce da seminare e tutto quanto, non come qui che l'aratura. Sì, però questo qua che sto usando io adesso esiste anche nella vita reale, questo aratrino qua, io. Noi l'abbiamo preso perché Dabbe la pensava come me, è più facile da arare, più esatto. Non devi girarlo ogni volta. Quello da 6 metri e 9 metri tu stai usando. Sì, quello lì. Un Ripper però non viene usato. Per Ripper proprio. Viene usato per l'aratura, ma non è vero. Cioè, viene anche usato, ma viene per muovere la terra. È un arieggiatore più che altro. Ah. È un arieggiatore. Sì, non viene, sì. Non è viene per, poi dopo c'è il Ripper, cioè poi viene, detto, il Ripper vero è quello che va sotto un metro e mezzo e per lo scasso. In teoria dovresti usare l'aratro, quello il classico, quello serio, serio. Okay. Però in teoria l'aratro dovresti usarlo tutte le qualvolte tu finisci una trebbiatura, non come qui che la fai ogni io però la penso che per fare un devi essere sulla hold con i campi piccoli. Eh sì, che bella complicatuccia. Qui se usi quello lì non la finisci più. No, ma il problema è tanto è quello, tu per quanto lo puoi far veritiero, sto Farming non ti ci porta a essere veritiero, perché tanto non è veritiero lui proprio, cioè, non è che... Sì, vabbè. Allora, dicevano che volevano introdurre un terreno più o meno consono alla verità, ma se tu continui a non mettere il terreno dinamico, come fai a non mettere... Cioè, il terreno dinamico è tu quando tu fai naratura, ci vai sopra, Che vai sotto, sì. Vabbè, no, però ho fatto il paragone con l'anno scorso, è tutta un'altra cosa dall'anno scorso. Certo, quest'anno molleggia, almeno sulle buche, l'anno scorso rimaneva fermo, impassibile. Perché l'anno scorso non c'erano gli ammortizzatori sui sedili. Sì, è quello, però per dite, se tu vuoi, come si dice, vuoi farlo... Veritiero, dovresti fare che quando tu hai arato devi aspettare almeno un giorno almeno un giorno ti fu un gioco che ti si secca la terra e ci rivai sopra. Se tu appena arato c'entri dentro un contrattore allora la stessa cosa col fieno. E il fieno è la stessa cosa. L'anno scorso il fieno più delle volte marciva, perché non facevi in tempo a voltarlo. Quella season ne parlo, Spesse volte tu facevi un taglio e poi te pioveva o non c'era il sole che te lo seccava, penso che Dab se lo può anche ricordare spesse volte. Infatti che succedeva? Veniva adesso l'essiccatore, la moda dell'essiccatore che esiste nella verità, l'essiccatore, perché sennò al nord come fanno a far fieno non lo farebbero mai,
è un essiccatore che funziona o cippato o gasolio, e praticamente mettivi quello per fare il fieno. Però se tu dovevi stargli dietro, se vi ricordate la mappa di Edo, mappa Italia, devi fare, devi fare due o tre voltate del fieno, non una sola, lo dovevi voltare. Me lo ricordo, me lo ricordo. È perché c'era anche, c'era anche quella mod che dovevi aggiungere dei, dei multi, come si chiama, delle frutte, quelle, dei multifruit, quelle, adesso non mi ricordo più il nome, dovevi aggiungere qualcosa. Sì, sì, però per dite, è veritiero, perché io mi ricordo mio povero babbo quando faceva il fieno per le capre, e lui l'andava a voltare due o tre volte, andava a voltare, perché doveva essere secco secco, perché sennò si praticava. Se tu adesso pigli erba, lo giri, prum, stai fieno, reggi. No. Però perché? Ma il problema è che questo gioco, il 22, è stato concepito solo esclusivamente per console e poi adattato al PC, non come era 19. Okay. 19 era compartimento PC, e poi adattato a console. Perché se vuoi guardare l'alberi, se voi guardate l'alberi adesso, Io l'altro giorno facevo sì va bene, è vero, sono cotone. Sono andato sulla mappa, sono ritornato a giocare sul 19 con Brixia. Cazzo, vedi le foglie, ma a distanza vedi le foglie. Adesso tu al settimo albero in fila vedi il cotone, cioè vedi il pompon, sembra. Ti ricordi quando alle medie ti facevano fare il plastico? Per fare gli alberi usavi il cotone, no? L'idrofilo. Sì. E lo cortavi. Sì, sembra quello. Però piano piano io mi sono accorto, anche per quanto riguarda le texture, tutta un'altra cosa, io mi sono accorto che piano piano stanno migliorando. Lì sono contento così. Stanno migliorando, ma perché ti sei accorto che hanno penalizzato le PlayStation dicendogli che gli hanno calato gli slot, roba varia e tutto. Adesso si sono accorti che hanno fatto una cavolata a ridurlo, e la gente non gliel'ha, quelli che c'è da vicino gliel'hanno comprato, c'è gente che ha chiesto rimborso, caspita. No, io sto bene così, io a me ieri, piace ieri, già così. Ieri sera in live c'era solo Aero Truck. Sì, poi vedrete che adesso era solo Fabio. Probabilmente, secondo me, qualche modder metterà in vigore qualche mod dei terreni che possano affondare, che probabilmente ce la fanno quest'anno. Ma per chi? Io mi ricordo per PC nel 2015 mi sa c'era una mappa, forse si chiamava Dolina se non mi sbaglio, che c'era la mod del fango proprio che affondavano i veicoli. Vabbè, anche l'anno scorso da Edo c'era la possibilità di non ricordi da Edo. E c'era, per dite, una mappa inglese che l'ho giocata, c'era la cosa che quando pioveva si formavano le pozze d'acqua, era real proprio, e io ci ho lasciato due trattori per 3 mesi piantati in quella pozza di fango. Lì sarebbe figo avere una cosa così. Era una mappa inglese, che pioggia continua, e ho fatto la farm tutto quanto, e a un certo punto dico, oh, vado a coltivare, mi chiappa un temporale mentre che stavo lì, proprio si forma la pozza dell'acqua, dico, oh, hanno fatto anche la pozza dell'acqua, piantato il trattore. Questa cosa, la pozza dell'acqua, se ti ricordi, l'hanno ricreata bene anche su Range Simulator. Ci ha fatto caso, quando piove pesantemente si creano, anche visivamente, degli pantani d'acqua. E lì però è totalmente un altro motore grafico. Però quel modo, a quel punto il crossplay lo mandi a quel paese, capito? Se tu allora, e ti rimangi le parole tue, ma già se le sono mangiate, perché già gli hanno ridotto gli slot, già se stanno a mangiare mano, perché hanno perso chi? I modder che facevano le mod. Oh, ma vi rendete conto, ne esce più una mod? Ciao PT, quella bonjour Monsieur PT, punto esclamativo PT, dai ragazzi, accogliamo il nostro PT internazionale qua, dai. Lo faccio io, dai. Faccio io? Vai, grazie Ale. Però vedo, è così. Grazie Maurizio.
Grazie, bentornato. Monsieur Petit, bien retourné dal canale, bonjour. Sì, sì, ma hai ragione, Zappa, hai ragione. Hai assolutamente ragione. Oh, come darti torto? Però io sono contento. È una delusione, perché vai a migliorare un gioco che era spettacolare, perciò te bastava, cioè volevi migliorare un gioco che era spettacolare e era stato creato nell'ultimo anno, poi con la pandemia gli modders erano dati da fa, penso anche di più, e era il 19 è diventato qualcosa bellissimo, cioè avevi tutto, mappe una diversa all'altra, tantissime mappe, roba. Adesso si trova. Io giocavo solo la Off Bergman. E io l'avevo giocata, l'avevo abbandonata, avevo preso un'altra mappa che era simile alla Off Bergman e comunque era impegnativa perché c'aveva i campi grandi. Io sto aspettando proprio quella. Ma io ho paura che per ora io non vedo, io ho sul sito tutti i giorni. No, no, ma Dab glielo ho detto, secondo me a maggio-giugno uscirà. Edo esce entro aprile, ha detto. Primo quadrimestre. Perciò entro il 30 aprile dovrebbe uscire, però sicuramente ora col nuovo aggiornamento avrà avuto lo stesso problema che ci avevamo vedo tutti, che i sassi sono andati a finire tutti su un angolo della mappa. Ci saranno novità da quello che tu sai, cose nuove? Edo, 2 giga di mappa, ti chiama, puzzano come novità? 2 giga di mappa. 2 giga? Cioè, sarà come quella dell'anno scorso con qualcosa in più, tipo la station, quella da parte dove ci sono 2 fattorie nuove e il bagnato, il bagnato, il fango come l'anno scorso. No, non ha spoilerato niente. Ha detto solo che si è allargato, ha fatto vedere le immagini delle nuove mappe, della nuova cosa, ma non ha spoilerato niente ancora, nemmeno le mod ha spoilerato quali sono le compatibili e le non compatibili. E allora ci saranno delle sorprese, ma io aspetto più che altro l'Off Bergman, perché quella lì è veramente una figata, con gli animali, con le cose. Aspetto più quella perché è più facile anche portarla live, più che altro, perché comunque ti dà le lavorazioni, ti dà tutto quanto, e la mappa di Edo potrebbe... Sì, però c'è da dire che la Off Bergman, se uno non ha almeno una scheda grafica 5700 della AMD, non ce la fai starci dentro in 3 persone dentro lì. E perché? Sul server mica c'ho da il host io. Io c'ho il server. C'è il server, sì. Mi frega proprio, a me è un problema tu che vieni giù se non c'hai la scheda video, perché io, che dite, una volta l'ho caricata sul server non do problemi miei del rallentamento, niente, ce l'hai tu. Il problema è dopo è la scheda video, se non te lo sopporta, ma se non te lo sopporta è come se giocassi a solo sul server, non è che dice te va. Certo, giusto. Io la cosa bella è che con l'abbonamento ci compro il server. Ti ringrazio di quelli del canale, lo dico sempre, per ora mi hanno dato 6 mesi di abbonamento gratis su 2 server. Anche io ho fatto una cosa simile a te, io con le poche donazioni che ho avuto prima dell'affiliazione, mi hanno fatto un po' di donazioni, io li ho tutti investiti nei bit. Così faccio girare l'economia. No, io era sempre detto, cioè mi dicevano come potevano ricadere là, dico io li server l'ho pagati, l'ho messi dentro e poi la notte e li ho presi per 3 mesi. E ora loro, grazie al. Se c'avevo un server era già pagato per tutto l'anno. Grazie alle loro donazioni, ai loro bit e alle loro abbonamenti, poi eccoli, stanno tutti lì che giocano con me, insomma, alla fine. Giusto così. Beh, ognuno si deve anche organizzare. Tu hai fatto questa cosa qua per gli abbonati anche perché tu ne hai, io ne ho 5, cioè non è che. Io ce ne ho 8, c'è gente anche che non. 8-9, c'è anche gente non abbonata che gioca con me, ma non è che devono essere per forza abbonati di ogni gioco con me. Io non ho mai chiesto e detto fate l'abbonamento per venire a giocare con me, io tranquillamente. È loro che dicendo. Come possiamo, cioè loro hanno fatto, dice, io mi hanno detto, dice, quanti soldi ti dobbiamo dare per il server? Niente. E allora c'è chi fa le donazioni in bit e chi ha fatto l'abbonamento. Certo, poi uno comunque apprezza pure il fatto che ci sono streamer, tantissimi streamer, la maggior parte degli streamer che non fanno la differenza fra
il follower del canale e l'abbonato, oppure sì, io sono uno di quelli, infatti. Io sì, la stessa cosa, io ho preso spunto da Zappa, lo dico, poi ovviamente anche da Cayman Lore, e quindi poi ho detto, visto che comunque io quasi tutte le mattine sto in live, almeno chi vuole passare un po' di tempo in live mi fa compagnia e magari ci facciamo due chiacchiere, ho detto mo lo provo a farlo pure io, e piano piano insomma, soprattutto nell'appuntamento della domenica mattina sulla Zappaland Caffè in Farm, ma anche il sabato mattina, ecco che entrano nuove persone, come è entrata domenica scorsa, questa domenica Alice, una nuova follower del canale, ci è venuta a dare una mano in live, ecco, quindi un po' adesso su. Anche la Manuela si prende, ottimo, si prende farming, ha detto Zappa, la Manuela del drago me l'ha promesso già due mesi fa, ho detto voglio, vabbè, me l'ha detto ieri. Cazza Casteddaia. Sì, la Casteddaia me l'ha detto ieri. Ora tocca a te, poi ai amici, andare a streamare, giusto? No, che io non mi metto streamare, io non, boh, a me piace giocare. Vabbè, però le prime volte già sei entrato con la vergogna, ora sei molto più spigliato, quindi il prossimo step devi andare a streamare. Michele, posso? Ah, sì, no, fa come me, che a me mi hanno chiuso il canale, quando ho chiuso il canale tornavo piano piano, poi dopo volevano ricreare un altro, me l'hanno chiuso anche quello, alla fine mi sono andato a streamare anch'io, ho detto vabbè, faccio streaming anch'io. Michele, guarda, io posso ti dico come ho fatto io. Guarda, Pitti ha scritto, ma ci volete lasciare perdere a noi aiutanti? comunque ragazzi, il mio consiglio, se non vi sentite a vostro agio, il mio consiglio è fate la live semplicemente per caricare le vostre opere, senza parlare, come ho fatto all'inizio, senza microfono e senza niente, mi mettevo a giocare e stavo in live. Io su YouTube ho sempre fatto così. Poi man mano sono entrati altre persone, dopo un anno ho iniziato a streamare con l'audio, prima solo audio e poi con la webcam, quindi per farvi capire. Oh Zappa, ricordati di venire con Talebano nel mio, che non sei ancora venuto, Hai ragione, non sono voluto mai da te. Però il problema è, ecco, dobbiamo approfittare adesso che sono positivo, perché dopo quando divento negativo lavoro. Ah, ma come stai piuttosto? L'affanno. Stamattina ho tirato su una sedia mentre che mandavo il messaggio a loro sul gruppo, affanno totale. Una sedia ho tirato su, non puoi fare niente. Porca va. Queste vecchiaie, altro che. Io devi fare il palestra. È un mix tra vecchiaia e Covid. Pensa che io quando. Ma io... magari no, dai. Ero più contento se era vecchiaia. Ma... Secondo me la vecchiaia. Piano piano vedrai che guarda, io come detto ho avuto tutta la famiglia. Sì, no, ma è solo l'affanno. Pitti ha detto, esatto, Dab, non vuole ammetterlo, questa è vecchiaia, devi fare esercizi, devi fare sollevamento sedia, non più sollevamento forchetta piatta. Mi sto cucinando da solo, sto mangiando come uno schifo. Scusate un attimo ragazzi, Dab, ce l'hai l'opportunità di venire a aggiustarmi il trattore? Devo venire io. Ah, ma non ti ho messo ancora direttore, aspetta un secondo, ma ti do... No, sì che mi hai messo, ma devi venire qui con gli attrezzi. No, c'è la mod. C'è vicino alla stalla, quando entri nel campo dove sta dall'ingresso del concessionario, lo trovi appena entrato sulla sinistra, vedi ci sono due lampioncini. Eccolo là con la striscia. Ok, no, pensavo avessi la mod degli attrezzi che ti potevi venire incontro, perché qua no, se altrimenti sto ancora 10 minuti rimango qui, No, vuoi fare pure il pieno, perché mi pare che ho messo il distributore là. Altrimenti fai il pieno, tanto ci sta. No, il distributore non mi serve, okay. Sono pieno di benzina. È proprio rotto il trattore. Allora vai, sì, vai tranquillamente, tanto diciamo piano piano qua stiamo crescendo. Allora dov'è? Dove c'è la stalla, entra dall'entrata dove c'è il concessionario. Io sono ora sono al campo 16. Devi andare al concessionario, di fronte al concessionario, da quell'ingresso là. Perfetto, appena entri, devo andare a 40 più o meno. Esatto, dove sta la stalla, sulla sinistra vedi due lampioncini dell'illuminazione, quella sta là. Ok, vado. Io ho finito qua, c'è il macchinario che è ancora pieno,
vado a scaricare. Vediamo se ci finisce il contratto. Vediamo. Il metodo zappa, come dici tu. Bravo, esatto. Tutti quanti. Sta insegnando il metodo zappa qua. Cosa volete di più? Abbiamo anche Pino la lavatrice in chat, in live. Il mitico Mike. Amici ascoltatori, allegria! Volete il trattore numero 1, numero 2 o numero 3, eh? Mi raccomando. Poi dite a Mike cosa deve fare e lui lo fa. Michele, fagli pagare il caffè pure il pranzo, vai, vai. Cazzerone. Stava un po' bloccando il trattorino, col rimorchio piano. È un po' pesantuccio, effettivamente. Devo aumentare un po' man mano dopo che ho messo le produzioni di acquistare un altro trattore. Ale, a gentile richiesta, hanno detto se puoi fare un po' di aie aie, ma con imitare un po' Lorenzo. Oh no! Te l'ha chiesto Pitti, eh? Chat. Che canzone volete sentire? Chat, scrivete. Abbiamo l'esclusiva. Mi ci manca che ora devo cantare anche Jovanotti nelle live. A gentile richiesta, che fai? Ti chiedono una canzone e tu non la canti? A te. A te che sei il mio grande amore, di mio amore grande. A te che hai reso la mia vita. E hai fatto molto di più. Poi non mi ricordo come va la canzone. Perché qui davanti non c'ho le parole. A te che sei. Semplicemente sei. Sostanza dei giorni miei. Sostanza dei giorni miei. Ragazzi, sì. Adesso ci vuole un bel aie aie. Scrivete tutti quanti in chat aie aie per Ale. Sicuramente Maurizio mi ha fatto la clip come l'anno scorso. Allora, vi dico, scusate, non come la volta scorsa. E vi saluto e vado a lavorare in farm, di qua, se non hanno per licenza. Ciao Zappa. Grazie ancora, carissimo. Grazie a voi. Ci vediamo oggi se ci sei. Ciao. Ciao. Io. Povero Gabbiano, che hai perduto quella zappa. Sai che c'erano i bravi ragazzi questa allerta qua. L'avete sentito? Un mio amico proprio la stava cantando. Prova a farlo. L'avete sentito dai bravi ragazzi questa canzone qua? No. Hanno l'allerta del Gabbiano, quella napoletana. Povero Luciano, papà. Quello lì. Che è scappato Gabbiano. Il Gabbiano, papà. Ma quello è il passariello, papà. Che è andato a mangiare il grano. Povero Gabbiano, papà. Questa è la classica neomelodica napoletana, no? Che è scappato dalla gabbia. E guarda come non è un cane, lì avanti, non è un gatto, non è un pesce colorato. Tira niente. Ma dal giorno che son nato, secondo me Maurizio Max ha fatto sicuramente la clip. Ah sì. Conoscendolo. Secondo me gli ha mandato un messaggio privato proprio a Pitti per farmi cantare Giovanotti. L'hanno già fatta una, l'hai vista? Ah no, non l'ho vista ancora. L'ha già fatta. Ah. Quando cantavo Renato Zero. Ah. Ha fatto la clip nel tuo canale con il titolo Giovanotti canta Zero. Sai che nel tuo canale non l'hai vista. Poi dopo la vado a vedere, che se la riascolto mi va in loop qua e... è un po' problematico. Mi vedi Dab alla tua sinistra? Sì, adesso la mette, ha detto che la mette. Ho notato. Scusami mica. Vengo a darti una spinta. Sono proprio a 22.000 giri dal trattore. Se non si rompe questa salita. Arrivo. Guarda Dab. Dopo la vado a vedere. Vado a spingere un attimo Michele qua. Arrivo Mike.
Però Giovanotti con la J, esatto, se vogliamo fare le cose serie. Sei pronto, Michele? Dici Kit, vai col turbo. Dici Kit, vai col turbo. Oh, guarda com'è veloce, ah. Sì, sì, sta funzionando. Tu non c'è, vai, tu vai, non c'è, vai, la stradina, vai, per andare allo shop, come me. Con no, il rimorchio, lo stiamo un po' piegando. Cioè, lo shop ce l'hai là, Sì, è qua, a sinistra, giusto? Sì, esatto. Ok. Sei pieno di farina, qui. Missione compiuta. Super pieno di farina. Meno, ma... Come si dice... Sì, come si dice in Sardegna, aio! Aio! Che poi aio che cosa significa? Andiamo! Ah, caspiterina! Credevo che... Che origine c'ha questa parola? Aio? Aio forse spagnola? O è proprio tipica sarda? Saprei dire. Devo andare a controllare. Povero Maurizio, anzi povera Eliza, che non gioca quando c'è Maurizio Max. Ma lei è furba e dice babbo, c'è un pacco di Amazon. Ah, sto povero gabbiano qua. Oh ragazzuoli, io tra un quarto d'ora devo andare a tavola, Anche io qui, giusto il tempo di fare un quarto di ration e poi anche io vado a fare carica pappatoria. Oggi ci sei, Miche? Sì, sì. Che oggi io per le due parto, poi aspetto che Dab finisca la live, che viene anche lui. Ya. Esatto. Siamo da... mi sa che la devo buttare tutto. 77? Finito. Ottimo. È rimasto 700 litri e 7000 litri nel macchinario. Buono, buono. Così. Oggi porti Flipper, no? Oggi porto Ranch Simulator. Ranch Simulator. Ya. Lo riprendo un'altra volta. Vado a fare un po' quattro salti nella mappa. Io dovrei portare un altro gioco che ieri mi hanno mandato un'altra key, però lo porterò venerdì a sto punto. Sì. Ora se continuano a mandarmi le key devo mettere praticamente, devo fare una volta al giorno devo mettere un gioco loro. Sì, se così sì. Cioè, ora adesso siccome quello lì esce il 12 di marzo, quindi c'è ancora un po' di tempo. Altrimenti potresti fare una serie registrata e pubblicarla direttamente sul tuo canale YouTube, eventualmente. Dovrei fare una cosa del genere, sì. Mi devo organizzare. Almeno così, è vero che non lo porti in live, però comunque il contenuto lo porti e poi magari... Ma tu l'hai fatta la... Sì, sì, la richiesta l'ho già fatta. Sono in attesa soltanto che qualche sviluppatore... Ce l'hai idonei? Sì, sì, il canale questo qui di Twitch è idoneo. Mi hanno dato l'idoneità. Allora piano piano dovrebbero arrivarti. Sì. In base a quello che hai richiesto, Esatto, sì. Comunque ogni giorno continuo a richiedere, io ne ho richiesti un 200. Ah, però ti accontenti di poco. No, sai cosa? Che quando appena ne fai uno, poi gli stessi programmatori, perché non so da dove esce la notifica, vedono che hai pubblicato il loro gioco e ogni volta che ne esce qualcuno di nuovo hanno già il tuo nominativo, non devi neanche fare la richiesta. Sì, effettivamente. Allora, mi faccio un'altra mietitura, finita. Io ho fatto apposta questa cosa qui. Ah. Aratura, imbiancatura, stiratura, raccogliere. Oppla! Da bella tua? Io sto finendo il 13, sì. Arrivo ragazzi. Ok, allora quasi quasi, Michele, eventualmente io mi avvio già in farm così provo a scaricare. Ciao Mauri, buon pranzo anche a voi. Sono la trebbia? Sì, grazie.
venuto qua con rimorchio. Ah, ok, allora mo apro tubo. Apro tubo, comba. Come dice il mitico Nick, che saluto. Se meno male che Maurizio c'è, Maurizio c'è, Maurizio Max, grande Maurizio Max, grazie ancora. Per Maurizio Max, un nome e una garanzia. Oh yes, oh yes. Ui, che ha fatto? Elmer mi sta sfidando, Michele. Grazie ancora, Michele, dell'abbonamento. Michele, pensa. Comunque, Ale, Michele anche è molto più bravo di te sul ripetere le parti di suonate di clacson qua. Sì? Bene, bene. Hai trovato un degno... Per la farm qua? Di qua, sì, a destra, scusami. Ah, a destra? Sì, sì. Ti seguo. Ma questo è tutto tuo. Eh sì, fortunatamente abbiamo recuperato qualcosina che quasi sicuramente utilizzerò per le galina, per le nostre galline. Adesso questa sera vediamo di organizzare la farm di Michele. Eh sì, comunque mandatemi un salvataggio. Poi ti mandiamo il salvataggio. Mandatemi il salvataggio. Se riusciamo a... pure te lo deve mandare lui, però. Poi gli spiego come fare. Voi magari iniziate a mettere anche qualche posizionabile che io mi faccio l'idea, se non avete idea di dove metterli, che poi io... Sì, il salvataggio te lo mandiamo se non riusciamo ad appiattire i terreni. No, dove volete mettere le produzioni, converrebbe esatto, che esatto. Voi posizionatele già e poi eventualmente io rifaccio io il tutto, da eventualmente se c'è da livellare, da smussare. Eh sì, se c'è da livellare soprattutto. E quindi io le tolgo e poi... Poi non lo so come vuol fare lui, se vuole organizzare la farm subito mettendosi un po' di soldi subito così, oppure guadagnandoseli. Sì. No, conviene fare. Io faccio sempre se la devo fare dall'inizio, proprio mi faccio i capannoni per i mezzi principali che avrò. Poi i recinti per gli animali, mi compro giusto i primi mezzi, metti trebbia e quelle cose, poi gli altri vengono dopo. Io ti consiglio anche di acquistare subito il mulino per grano, perché può capitare che nelle missioni ti chiedano di andare a scaricare nel tuo mulino, come è capitato con Ale sia in una mia live che in una sua. Quindi quella è la prima... Il primo step da fare. Mi consigliate la mappa? A me piace questa qui, ma piace anche la Elegra. Deve essere tu che deve piacerti, diciamo così. Poi, grande, quella col distributore. Io da quanto ho capito, a lui piace anche il rustico. Ah, ok. Quindi, la old è molto quindi piccola. C'è anche la old. Sì, io ho già la old in multi. L'ho portato il salvataggio che avevo in carriera, diciamo. È già Se ce l'hai già, possiamo continuare quella, se vuoi. E ho già comprato e fatto il posto per il frantoio e i vari cereali. Poi ve lo faccio vedere. E se allora proseguiamo quella, Dab. Magari prima di iniziare da te, Ale, ci facciamo un giro sulla mia dopo pranzo, così la vedo. Sì, molto volentieri. Che ok, così la vediamo un attimo e poi arriviamo alle conclusioni, poi scusami, con Dabby magari. Mi sono perso. Ah, non ti preoccupare, vai tranquillo. Sì, mi sentite, sì? Yeah. Ho già comprato
frantoio e c'ho quasi pronta la vendemmia. E allora facciamo così, dai. Vendemmiamo lì, poi magari vediamo. Così poi ci organizziamo un giorno della settimana che veniamo io e Dab nella mia live o nella sua. Ti veniamo a dare una mano, almeno così facciamo crescere pure la tua azienda. Non che noi siamo. Ho estinto i soldi in più che avevo, diciamo, tra virgolette, e ho creato un debito di 50.000 e parto da lì, capito? È un investimento. Sì, sì, è un investimento. Mi scappa da ridere perché io il debito ce l'ho da 600.000, tu da 50.000. Pensa te. Sì. E io mi sono preoccupato che era molto, anche io c'avevo 500.000 di debito. Pensa te che io qua... Però io bene o male ho tantissimi campi. Vabbè, ho rifatto totalmente la farm. Io ne ho un paio campi, non tanti, però se venite in farm avrete il vostro trattore, quindi facciamo prestito e lo compriamo e andiamo sotto subito. Non preoccuparti, tanti all'inizio non c'è bisogno, tanto all'inizio ho tre trattori in farm. È più che sufficiente. Un class è uno che uso solo ed esclusivamente per le medicine. Ah. Un New Holland che ho attaccato con... quello lo uso solo per fare medicine. Ok, ok, ti veniamo a dare una mano volentieri. Dai, oggi dopo pranzo per l'1:30 ti mando un messaggio su Discord e ci vediamo. Ci vediamo, sì. Ma anche prima, anche all'1, se vuoi. Se vuoi, quando ci sei tu Ale, mandami un messaggio. Sì, sì, io guarda, io adesso tra 5 minuti vado a mangiare. Come sempre, quindi per quarta luna dovrei essere già in bolla. C'è praticamente un quarta luna. In quarta luna, oppure come si dice a Napoli, a luna meno un quarto, anzi, è luna manco un quarto. Ale, mentre io praticamente forse sto ancora. Mi sto per sedere a tavola. Io ho finito. E lui ha già finito, ha digerito, ha fatto pure carica caffè. Qua in pratica tu devi ancora crescere di farm, giusto? Ti devi mettere capannoni, robe del genere. Esatto. Io. No, qua. Sì, diciamo che per il momento ho dato la priorità alle produzioni, quindi è per questo che vedi ancora un po' tutto scarno. Sto ancora focalizzando su quali produzioni iniziare ad investire, il quando ed il quanto, e poi sono così, sto schermatico io, non tralascio nulla. E infatti Ale lo sa che quando si deve spendere qualcosa io sono molto ma molto attento, sia nel virtuale ma anche nel molto reale. Fiscale, molto fiscale, da. Cioè faccio le mie considerazioni, se qualcosa mi produce, mi dà degli utili, dico sì, altrimenti storco un po' il naso e dico questo fa pigliere, però non ne sono convinto. Fabri, ricordati che il 13 è a metà dell'opera, io okay. Adesso devo andare. Vai tranquillo, se vieni, mo esco dal trattore, se vieni in farm qua... Vi saluto che poi sì. Finisco. Anche tu chiudi? Io penso di fare giusto un altro quarto d'ora più o meno, anzi che sono le 12. Eravate a aspettarmi a me? Eccomi qua. Allora ragazzi, salutiamo Ale Asso. Ciao a tutti ragazzuoli. Io nel frattempo mi continuo a fare qualche altro lavoretto, ancora un quarto d'ora e poi... Anche io vado a fare carica pappatoria. Michele, se tu vuoi restare, puoi restare tranquillamente. Guarda, anche io mi fermo per pranzo, così poi ci becchiamo giusti con Ale. Ok. Così mangio e... Ok. Poi se ci sei anche tu, dopo vediamo un po'. Vedo di fare un salto dopo le... penso le 5. Dopo la sua. Esatto. Dopo la sua. Allora, ragazzi, io ringrazio Michele e Ale Asso per essere passati in live. Noi continuiamo... Ancora per ciao a tutti e buon appetito, ragazzuoli. Ciao ragazzuoli, grazie. Ciao. Facciamo ciao. Ci vediamo dopo, Dab. Ciao. Tanto è inutile che ci sentiamo dopo in privato, che intanto passi da me normalmente. Sì. Ciao ragazzi.
State buono, you. State buono, voglio. Ok, allora ragazzi, andiamo nel frattempo. Andiamo a vedere il lavoretto. Eccolo qua. Oh, quanto mi è mancato questo Steyr. Veramente molto ma molto fluido. Oh, qua c'è un bel campo di frumento, mi sa. Alright, allora salutiamo ovviamente Aleasso, salutiamo il nostro Michele e noi nel frattempo andiamo avanti un pochettino con i contrattini qua e poi ci becchiamo dalle 15:30 in poi in live questo pomeriggio e ritorniamo su Ranch Simulator. Andiamo a continuare la nostra avventura nel castello di Zio Dab. Abbiamo da fare ancora altre produzioni gourmet, ovviamente. Andremo a vedere ovviamente come stanno le nostre mucche e andremo a vedere un pochettino le cause. Che c'è tanto da fare. Devo ammettere che questo trattore, questo Steyr qua, ha un ottimo rapporto potenza-consumi. E tra i miei trattori preferiti i trattori che si trovano in mod up, ovviamente. Sono molto belli anche i New Holland che ho visto con il quadro dei comandi digitali sul volante, il trattore medio e poi l'altro un po' come i Fender. Beh, devo dire che anche le case costruttrici ovviamente hanno fatto un ottimo lavoro, eccellente. Passate la radio. Tutto il mondo può fare, costruire, inventare.
abbastanza zozzo il problema. Decisamente no. Stiamo al 80%, ok, sì, mietitura, no, quello doveva essere messo là, doveva essere messo, quanto manca? Orzo, ok, nel completo il contratto. Quindi adesso mi tocca acquistare e andare al mulino per completare. Eh sì, altrimenti si annulla il contratto, pago la penale, quindi non mi conviene. Nine. Campo 13, un campo abbastanza squadrato, ma resta la difficoltà nel lavorarlo, soprattutto così in salita, perché è un campo abbastanza pendente, ha una certa inclinazione. Il comportamento dello Steyr. Campo 15 è da valutare, perché effettivamente non è grandissimo, ma non è nemmeno piccolissimo. Oh yes, oh yes.
Oh yes. Povero gabbiano che ha perduto la compagna. Scusate, ma ogni tanto qui si fa anche un po' di improvvisazione musicale. Dopo andiamo a vedere anche un pochettino cosa offre il mercato dell'usato qua. Se si trova qualcosa, mezzi usati o attrezzatura usata, in modo tale da poter risparmiare qualche soldino e magari ammortizzare anche le spese. Quando è riuscito a recuperare in termini economici raccogliendo del cotone qua su questo campo. Oh. Yes. Ciao Enrex TV, benvenuto nel canale. Come stai? Buongiorno. Benvenuto o benvenuta. Qui stiamo completando un po' di contrattini
su Farming 22. Ottimo, anche tu giochi a Farming o come gli altri, insomma, spazi e vari, insomma. Oh, grazie per il follow, benvenuto nel canale, grazie a te, onore e piacere averti qui nel canale. Cosa porti di bello di in farm, scusami, in live, così facciamo anche un po' di pubblicità al tuo canale a gratis. Ah, Minecraft, un altro bel gioco, bello complicato. Anch'io porto Eurotruck, soprattutto il martedì con la mod del Turbo Star Rough Garage. E ottimo, quindi diciamo non hai un canale monotematico, ma comunque porti diversi contenuti. Ottimo, ottimo direi, perché almeno così si varia un pochettino. Escape from Tarkov è un gioco che non conosco, poi me lo vado a guardare, che poi mi, anche se non conosco i titoli, e qualcuno, ecco, mi scrive qualcosa, cioè lo vado a guardare giusto per curiosità. È il Turbo Star di Rough Garage, ovviamente il Turbo Star, una signora mod per Euro Truck, e il Turbo Star su Farming, quella di Peppe 978, due bravissimi modders italiani che fanno delle mod incredibili. Sapessi fare io un cicinino di quello che sanno fare loro, sono davvero grandiosi, hanno veramente la mia più grande stima. Ok, che genere è il Tarkov, scusami. Almeno così magari, se qualche appassionato di questo tipo di gioco ti può interessare, magari passa anche nel tuo canale, così ti viene anche a lasciare un bel follow. Ah, ok.
uno sparatutto. Nell'ultimo periodo ho visto che ne stanno producendo pochi, però anche free to play ne hanno fatti diversi che sono ottimi, veramente ottimi. In tutto questo non ho posizionato ancora il silos per gli acquisti. Allora vediamo un po' se riesco a posizionarlo qua di fianco, così. Allora, manca pure l'idrante qua. Ecco qua. Ora andiamo a mettere l'altro. Un gioco uscito nel 2016, ma ne hanno fatto di aggiornamenti. Quindi balistica, tutte queste cose qua, insomma, sono molto reali, diciamo, tipo, dire proprio Sniper Elite, no, però diciamo qualcosa del genere, diciamo così. Sniper Elite ha la sua ha la balistica che è abbastanza realistica. Ho fatto pure una rima qua. Diciamo che non dovrebbe dar fastidio qua, quindi devo orzo. Ok, l'acquisto, poi il resto mettiamo. Ok, quindi ne ho capito, non è paragonabile ad altri titoli. Beh sì, sicuramente se uno non è particolarmente appassionato, insomma, sicuramente non riesce ad apprezzarlo. Poi ci vuole anche uno spirito pure, diciamo così, che ti permetta di non essere troppo troppo rigido per quel che riguarda i non propri gusti, ecco. L'ideale è sempre essere aperti di mente, soprattutto se non si è capaci di fare delle cose, come nel mio caso, ecco. Io non critico, non positivamente, ma se posso do dei suggerimenti ai produttori, programmatori, così come agli amici streamer. Quelle poche cose che so non mi piace tenerle per me. Poi dopo vado a vedere il genere, che sicuramente sarà molto ma molto indecazzando. Oh Zappa, ci sei? In questo momento c'è l'amico Enrex TV che mi stava dicendo di queste cose qua. Ok, quindi anche quindi è simulativo, più che essere realistico è simulativo, diciamo così. Ottimo. Io Sniper Elite 4 pure in modalità difficile, in alcune missioni mi hanno dato proprio filo da torcere, infatti ho dovuto imparare
i tempi ed i movimenti giusti da fare, perché non avendo la, chiamiamolo così, il radar, quello che poi c'è anche qui su Farming, che vedete nella, nella parte bassa dello schermo a sinistra, non avevo riferimenti, quindi non potevo vedere i nemici, tutte queste cose qua. E quindi ho dovuto imparare, cioè ho imparato a muovermi tatticamente nella, nella difficoltà media, intermedia e poi dopo col difficile sono riuscito anche a, a completare il gioco, ovviamente con molta ma molta difficoltà. Oh yes, oh yes. Tutto questo lo vendiamo. Ecco qua, vai, vendi. Recuperiamo qualcosa. Quanto abbiamo guadagnato? A faccia la miseria. Oscia, a faccia la miseria. Due piccioni con una fava, ragazzi. Oltre 16.000 Everons. Ottimo ed abbondante, direi. Beh, e quanti spicci che sono arrivati. Questi non so io. Io no. Ospito le partite, diciamo così, quindi sono in hosting. Però vedi che io tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, porto Farming in multiplayer per PC, e poi il sabato e la domenica sulla Zappaland, sabato mattina e domenica mattina vado sulla Zappaland e vado in crossplay. E puoi partecipare anche tu se vuoi, visto che sei un follower del canale, insomma puoi venirci a fare compagnia anche durante la settimana, oppure eventualmente nelle due giornate del sabato e della domenica. Che la prossima volta devo mettere un bel po' di farina nel forno qua. Non è male come idea, eh? Tutto è possibile, è un'ottima idea. Poi magari, diciamo così, tempo permettendo, si può fare tranquillamente. Opla! Il bello di questa mod, se l'ascoltate in cuffia, è quello di sentire il suono delle open pipes, ovvero delle marmitte senza
Il silenzio è appena appena udibile, ovviamente, perché in cuffia mi serve molto di più. Allora ragazzi, io approfitto per ringraziare tutti quanti voi per la grande compagnia. L'appuntamento per Farming e con Farming è domani mattina. Vi aspetto oggi pomeriggio dalle 15:30 in poi. Andrò nel ranch, quindi porterò Ranch Simulator e sarò impegnato quindi a portare avanti il progetto. Per voi che siete in diretta vi chiedo la gentilezza di restare, che adesso vado a effettuare il raid all'amico OLP2. Come sempre vi invito a passare nel suo canale, a lasciare un e a seguirlo, soprattutto così permettiamo anche a lui di crescere. E allora approfitto per ringraziare Enrex TV per il follow, ringrazio la Zappa Storta per essere passato in live, Maurizio Max, ringrazio Michele, Aleasso che mi sono venuti a dare una mano stamattina, Pitti, Luciano e tutti quanti voi, Moreno e il Mere, quindi l'ho nominato. Quindi vi aspetto oggi pomeriggio dalle 15:30 in poi. Per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione continua e ovviamente questo video sarà disponibile nel mio canale YouTube venerdì alle 12. E allora, grazie mille a tutti e state buono, aiù, ciao! Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.